Lo scorso 12 ottobre si è tenuta un'audizione al Senato, quindi al Parlamento italiano, per discutere della nuova bozza di decreto attuativo della direttiva copyright. È un processo molto lungo e laborioso. Sembrava che l'avessimo in un certo senso portata a casa intorno al 5 di agosto, una prima bozza del Consiglio dei Ministri, approvata in Consiglio dei Ministri, ma poi questa bozza ha bisogno ancora di un ultimo benestare dal punto di vista delle commissioni parlamentari competenti, e lì c'è stato qualche intoppo perché sono arrivati dei pareri negativi e quindi la discussione si è riaperta, quindi non sapremo bene come andranno le cose. In questa audizione però hanno avuto modo di parlare, perché erano in un unico momento, però erano due soggetti separati, due soggetti distinti che però portano avanti la stessa battaglia, che sono Wikimedia Italia e Creative Commons Italia, enti con cui ho avuto modo e il piacere di collaborare sia come divulgatore che come formatore, consulente, e nello specifico hanno parlato Yolanda Pensa di Wikimedia Italia, presidente di Wikimedia Italia, e l'avvocato Deborah De Angelis, che è invece il project lead, il portavoce del chapter italiano di Creative Commons. Che cosa è successo, che cosa hanno detto e perché è importante questa battaglia, adesso ve lo spiego in questo video che sto girando in una delle mie pause pranzo di questo ottobre sardo favoloso. Non so se riconoscete, quella è l'Isola dei Cavoli e questa è la punta di Capo Carbonara. Siamo a Villa Simius e nello specifico sono alla spiaggia di Punta Molentis. Vi faccio vedere il sasso che dà il nome a questa spiaggia, che è là dietro. È questo sassone, vabbè, Punta Molentis. Lascio alla vostra fantasia e alle vostre ricerche su Google il motivo della parola Molentis, che potrebbe essere simpatico. Intanto cammino come al solito, spero che il vento non disturbi. Oggi è una giornata favolosa, tranquilla, il mare è una tavola. Vengo qua in pausa pranzo proprio per fare una nuotata finché si riesce, perché c'è ancora la temperatura dell'acqua fantastica. Ecco che arriva il vento, basta cambiare un attimo sponda, esposizione della spiaggia e cambia il vento, però penso che riusciate comunque a seguirmi. Allora, cosa vi dicevo? La battaglia che stanno portando avanti Wikimedia Italia e Creative Commons Italia è relativa all'approvazione dell'articolo 14 della direttiva sul copyright. L'articolo 14, l'ho già spiegato in altri miei interventi, intanto vi faccio vedere il mare qua dietro, così vi rendete conto, l'ho spiegato in altri miei interventi, riguarda le riproduzioni delle opere, vengono dette opere dell'arte visiva, sostanzialmente quadri, affreschi, sculture, e quindi le riproduzioni di queste opere sono sostanzialmente fotografie, quindi foto che vengono scattate in modo non creativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il fotografo scatta una foto al quadro, scatta una foto all'affresco, non aggiungendo della sua creatività, un suo spunto creativo, ma semplicemente con lo scopo di riprodurre pedissequamente, fedelmente, l'opera per poterla poi mettere su libri, per poterla mettere su siti web e via dicendo. Intanto cammino e vi faccio vedere ancora un pezzo di questo paradiso. E quindi cosa succede? Succede che il fotografo in quel momento non sta facendo un'opera creativa vera e propria, sta semplicemente si sta prestando per riprodurre, per rendere percepibile da persone che non sono in quel museo, non sono in quella chiesa, l'opera. Il principio voluto dell'articolo 14 della direttiva è che su queste riproduzioni non ci sia un ulteriore diritto né d'autore né diritto connesso. Secondo la legge italiana, pre-direttiva, su queste foto insisteva un diritto connesso. Articolo 87 legge sul diritto d'autore, andate a guardarlo, e dice chiaramente che le riproduzioni delle opere d'arte sono considerate semplici fotografie ai sensi dell'articolo 87, quindi sono sottostanno ad una tutela di diritto connesso che dura 20 anni dallo scatto. Secondo la volontà del legislatore europeo, scusate, passo in mezzo alle persone, spero di non violare qualche diritto, però adesso passo in mezzo al mare anche, cammino nell'acqua. Dicevo, secondo la volontà del legislatore europeo, queste riproduzioni non devono più avere un diritto d'autore, quando ovviamente sono delle pedissequi
riproposizione di quello che è stato fatto dall'artista originario. Ovviamente un asterisco importante su questo, non so se si sente, sto camminando nell'acqua, un asterisco importante: se su queste opere c'è ancora un diritto d'autore dell'autore originario dell'opera, ovviamente bisogna ancora chiedere l'autorizzazione a questo autore originario. Ma se parliamo di opere che sono cadute in pubblico dominio, che è la stragrande maggioranza dei casi, cioè opere che sono state fatte da autori morti da più di 70 anni, non so, quadri di Van Gogh, quadri di Leonardo da Vinci, su queste opere non c'è più un diritto d'autore e quindi il fotografo che ne fa una mera riproduzione non deve a sua volta vantare un diritto d'autore. Questa è la volontà del legislatore europeo. È successo però che nella bozza che è circolata, copro le facce delle persone, nella bozza che è circolata si è visto che il legislatore italiano ha accettato, ha recepito questo principio solo parzialmente, ovvero ha tenuto distinte le opere cadute in pubblico dominio che sono considerate bene culturale da quelle non considerate bene culturale. Il problema è che nella maggior parte dei casi sono comunque in Italia classificate come beni culturali, cioè gli affreschi, i quadri che stanno nei musei, nelle collezioni, spesso ottengono la qualificazione di bene culturale, che è una cosa buona, attenzione, è una cosa buona perché vuol dire che sottostanno poi ad una serie di tutele particolari della nostra legge, che è una legge separata rispetto al diritto d'autore, che è la legge sulla tutela dei beni culturali. Però appunto in questa legge c'è un articolo che vincola anche le riproduzioni digitali, ed è sono gli articoli 107 e 108. L'articolo 107 e 108 del codice dei beni culturali appunto attribuiscono agli enti che hanno in custodia questi beni culturali la possibilità di chiedere un compenso per le riproduzioni anche digitali che non siano a scopo di promozione del patrimonio culturale, a scopo di ricerca. Vabbè, ci sono una serie in questo articolo 108, tre casi in cui effettivamente questo diritto di riproduzione non va richiesto. Torno, giro. Intanto c'è una nuvola che rovina un po', però credo che ce la possiamo fare lo stesso a goderci questo panno. Ecco, è tornato il sole. Adesso sono contro il sole, se metto gli occhiali da sole non mi vogliate male, però è difficile tenere gli occhi aperti. Dicevo, quindi è una battaglia che portiamo avanti da tempo. Se cercate, ci sono vari miei interventi a convegni, slide, che insomma stigmatizzano un po' questa scelta. Qual è il problema? Il problema è che sostanzialmente con questa norma dell'articolo 107-108 beni culturali, il codice beni culturali, abbiamo messo una sorta di copyright, anche se non è un vero copyright, su opere che il copyright non hanno neanche mai visto nella loro storia. Mi spiego meglio. Michelangelo ha dipinto la Cappella Sistina senza avere un copyright su questa opera, cioè non aveva un diritto di riproduzione perché all'epoca non esisteva il concetto. Ok, venivano retribuiti in altro modo e secondo altri criteri. Ok, è stato pagato magari lautamente per il suo lavoro, ma non certo per i diritti di riproduzione. Facciamo un altro esempio, non so, esempio abbastanza classico, il Davide di Michelangelo, sempre il Davide che adesso sta alle gallerie dell'Accademia di Firenze, idem, no? è stato creato da Michelangelo senza che l'artista avesse un diritto di riproduzione. Intanto mi sposto e vi faccio vedere un'altra cosa di questa spiaggia. E ciò nonostante, le gallerie dell'Accademia di Firenze hanno un diritto di riproduzione su queste opere. Hanno un diritto di riproduzione per, ad esempio, le riproduzioni commerciali. Cioè una casa editrice che vuole utilizzare il Davide di Michelangelo per la copertina di un suo libro deve chiedere l'autorizzazione alle gallerie dell'Accademia e pagare un compenso, un diritto per questa riproduzione. Oltre a dover pagare il compenso al fotografo che ha creato la fotografia, che ha scattato la fotografia, e anche non solo il compenso per il suo lavoro, ma anche i diritti per la riproduzione di questa foto. Secondo l'articolo 14 della direttiva europea, della nuova direttiva europea che sta, come dire, dovrebbe essere già recepita dall'ordinamento italiano, ma in realtà tarda questo suo recepimento, questa situazione dovrebbe cambiare radicalmente.
cioè non dovrebbero esserci più questi vincoli, quindi il patrimonio artistico culturale caduto in pubblico dominio deve rimanere in pubblico dominio senza ulteriori diciamo aggiunte di diritti. Nella bozza che è circolata il 5 di agosto questa cosa non è successa, cioè il governo ha mantenuto, ha liberato le foto come principio generale, cioè ha tolto il diritto d'autore, il diritto connesso dell'articolo 87, però ha sottolineato che rimane il vincolo della riproduzione dei beni culturali, e quindi la stragrande maggioranza delle opere artistiche, scultore, pittoriche e via dicendo, in Italia viene qualificata come bene culturale, e quindi comunque sussiste un vincolo di riproduzione. E questo, secondo quanto ha spiegato ad esempio l'avvocato Deborah De Angelis nel suo intervento al Senato, va contro l'intenzione del legislatore europeo, e quindi non è una corretta interpretazione della volontà del legislatore, non è un corretto recepimento della direttiva. Aggiungo due cose dopo, vi faccio vedere perché questa spiaggia, oltre ad essere chiamata Punta Munense, viene chiamata spiaggia dei due mari, perché, guardate dove sono adesso, mi sto arrampicando, spero di non scivolare e non fare una gaffe, però adesso sono su un istmo di terra, un limbo di terra, e di là c'è un altro mare, nel senso che, essendo questo un promontorio, abbiamo l'isola di Serpentara, quindi la costa tirrenica, quindi la Sardegna che guarda la Campania sostanzialmente, là in fondo ci sono le coste della Campania, o forse addirittura della Calabria, della parte nord della Calabria, e invece dalla parte di qua abbiamo, come vi dicevo, Villa Simius, un altro capo che quindi guarda più verso la Tunisia, ok? Verso il sud del Mediterraneo. Quindi qua, dalla parte di qua, guardiamo l'est, il Tirreno, e di qua il sud. Vabbè. Vi dicevo, qual è il problema di questo sistema voluto dal legislatore italiano? Due problemi, diciamo, due grandi problemi. Uno, poca chiarezza. Perché ogni volta ti devi interrogare se l'opera che tu stai riproducendo sottostà ad un vincolo di beni culturali, cosa che non è sempre facile da sapere, da conoscere. Come vi ho detto, statisticamente, tendenzialmente, le cose più interessanti, le opere più interessanti, più di valore, che stanno nei musei, nelle chiese importanti, nelle, non so, anche le facciate anche di edifici importanti, sono quasi tutte classificate beni culturali, quindi tendenzialmente ci ricadiamo, e quindi rimangono davvero poche le opere che vengono liberate da questa norma che ha scritto il legislatore e che ha approvato parzialmente e ancora adesso temporaneamente nel Consiglio dei Ministri, che sta diciamo generando ancora dibattito. Quindi non si sa mai bene, ogni volta ti devi chiedere, anche per me come avvocato è difficile, ogni volta mi devo chiedere se sussiste un vincolo di beni culturali e chi è l'ente, chi è il soggetto, qual è il soggetto che è detentore di questo, diciamo, titolare a dare o meno questa autorizzazione, ok? Quindi si crea una situazione di incertezza generale sulla tutela o meno di questo bene culturale. Altro problema è quello economico, nel senso che tutto questo sistema è stato messo insieme per garantire agli enti che custodiscono il patrimonio culturale italiano, che ovviamente ricordiamo, cioè probabilmente uno dei più ricchi al mondo, e quindi anche uno dei più interessanti, quindi più facilmente aggredibile da fuori, dall'estero, da soggetti commerciali. Quindi questo, il senso generale della norma era quello, evitare questo tipo di aggressioni attività che possono svilire, deturpare e avvantaggiarsi economicamente senza restituire nulla allo Stato italiano. Il problema qual è? Che gestire tutto questo meccanismo costa di più rispetto a quello che all'introito economico che genera. L'ha segnalato nell'intervento che trovate appunto sulla mia pagina, l'ha segnalato Maurizio Codogno sempre di Wikimedia Italia, ricordando l'esempio del Museo Egizio di Torino, che si è reso conto in questi anni che sostanzialmente attivare questo sistema di autorizzazioni, di licenze che vengono concesse, costa di più, perché ad esempio ha dovuto prendere una persona, prendere un, un,
un impiegato che seguisse questo aspetto, e costa di più lo stipendio della persona che deve gestire queste richieste di autorizzazione e le licenze concesse rispetto a quello che queste licenze generano come introiti. E quindi ci si chiede: ha davvero senso tutto ciò? Serve davvero a raccogliere degli introiti che poi permettono agli enti di tutelare meglio il patrimonio culturale? Lascio questo quesito aperto. L'obiettivo ovviamente di questi video non è quello di dare risposte, ma è quello di chiarire un po' le questioni. Ovviamente l'ottica divulgativa di questa pagina ormai la conoscete. Vediamo cosa succederà. Secondo me, secondo quello che mi hanno detto anche persone che sono un po' collegate con gli ambienti politici, ci vorrà ancora tempo prima che arrivi la nuova bozza, perché le cose stanno andando lunghe. Probabilmente non sono molto contenti, cioè vorrebbero che le cose andassero in modo diverso, ma il legislatore europeo ha espresso una volontà chiara, e quindi si sta battagliando per far sì che il legislatore italiano non rimanga, diciamo, col braccino corto, passatemi il termine, e accolga la volontà del legislatore europeo in modo pieno e coerente. Vedremo, perché secondo me, io vi anticipo, sto lavorando ad un convegno sulla direttiva europea che si terrà alla fine di novembre, ma inizio a pensare che per la fine di novembre purtroppo non avremo ancora una bozza definitiva e approvata. Magari avremo una seconda bozza, già aggiornata rispetto ai vari dibattiti che si sono aperti in queste settimane, ma non ancora definitivamente approvata. Quindi le cose vanno lunghe. E vi ricordo che il termine per il recepimento della direttiva era l'inizio di giugno, ok? Quindi questa direttiva andava comunque implementata entro l'inizio di giugno, e siamo già quindi lunghi coi tempi. E infatti l'Unione Europea ha già minacciato la procedura di infrazione. Vedremo, spero che questa cosa, adesso sia chiarita. Della direttiva europea in realtà ci sono tanti aspetti, quello dell'articolo 14 è solo uno dei tanti, però è quello su cui secondo me vale la pena fare una battaglia anche, così, con i mezzi tipici dell'attivismo online, quindi video, campagne di sensibilizzazione, raccolte firme, cose del genere, per far capire che, insomma, possiamo fare le cose meglio rispetto a come sono state fatte finora. Grazie a tutti, vi saluto, e adesso probabilmente mi butto in acqua per la classica nuotata di pausa pranzo, della mia pausa pranzo. Ciao a tutti, grazie, alla prossima.